Ma ciao! Ciao bambini! Pensavate per caso che sarei entrato dalla porta? Invece no. Anche voi direte, Peo, perché questa inquadratura e non la solita da là a qua? Beh, perché il microfono era già lì e l'avrei dovuto spostare qui e non avevo la minima voglia di farlo. Pensate! Sono munito di bottiglietta piccola, quindi già che ci sono. Allora bambini, venite da zio Peo. Zio Peo è qui per voi. Ciao. Allora, di che parliamo oggi? Beh, proprio ieri mi è arrivato questo. Cos'è questo? Questo è un diario, bambini. Sapete a cosa servono i diari? A scrivere cose, cose da fare, ok? È un diario scolastico. Ma questo diario, questa bella copertina, chi l'ha fatta secondo voi? Peo. Bravi bambini. Allora sapete il mio nome. Sapete che mi occupo io di queste cosette fiche. Ok, parliamone. Questo è il secondo diario di cui mi occupo, quindi del diario 2018-2019, ma mi sono occupato anche del precedente. Non so se avete mai visto il video in questo canale dell'anno scorso, sai com'è, era il diario 2017-2018. Ne ho firmato anche qualcuno, qualche evento, ed era sempre su questo stile, bianco e nero con elementi colorati. È una scelta di stile, non è pigrizia perché uno non voleva colorarli, ok? Non è come Camera di Sabrina che la gente ha scritto sotto nei commenti: ma perché non l'avete colorato tutto? Perché è una scelta di stile, bambini. Anche la Camera di Sabrina, ok? Abbiamo scelto di colorare solo alcuni gatti per far capire quali erano quelli con elementi che richiamano i suoi di gatti e non solo. La cosa bella di questo diario, di questo disegno, è che questa volta, se riesco a tirarla fuori, questo disegno è qui da una vita, perché questo diario è stato disegnato da me a febbraio. Beh, questa volta ho fatto la tavola su carta. Incredibile, vero? Non è incredibile, esatto. Tavola originale fatta a matita del diario, cosa magnifica. Un po' che mi sto ultimamente sempre più impegnando a lavorare su carta in modo da avere degli originali che possano avere un giorno un valore, o anche adesso, non lo so. È un prodotto che verrà acquistato da molti, perché penso che basti questo affinché venga acquistato da molti. Ma in più so che il diario dell'anno scorso ne hanno presentati due, i mates, uno con la copertina camo, cioè mimetica, e uno col disegno mio, e io so che quello col disegno mio ha venduto di più, quindi questo mi rende molto contento e molto fiero. Il fatto che ci sia una tavola originale, teoricamente, e dovrebbe essere una cosa fica, giusto? Fichissima, perché magari io potrei, non so, regalare, fare un giveaway su con questa tavola, o addirittura regalarla a Giuseppe, perché dici, beh, lui che mi dà così tanto lavoro, forse un affare del genere appeso in camera è una gran ficata, no? Un po' di valore aggiunto. Ma andiamo a vedere più o meno il processo di questa follia artistica, se così vogliamo chiamarla, perché sì, ho registrato più o meno tutto, anche il disegno su carta, pensate voi. Ma il fatto che io, quando disegno su carta, disegno così leggero, ma con un tocco così leggero, con una matita 3H in genere, che probabilmente non si vedrà un ceppo, e se si vedrà lo metterò, e voi lo starete vedendo adesso. Se non si vede, vuol dire che non l'ho messo, perché a quanto pare non si vedeva niente. Vediamo quello che riesco a fare, perché poi alla fine di questo videolo vorrei andare a paragonare la copertina dell'anno scorso, la copertina di quest'anno, e vedere se ci sono stati dei miei personali miglioramenti, cosa che secondo me ci sono stati, anche perché quest'anno in modo particolare mi sono davvero fatto un mazzo così pur di migliorare. Ho studiato ancora di più, tanto, sempre per cavoli miei. Molti di voi lo sapete, perché ho fatto proprio un video riguardo, che diceva: non mi piace quello che disegno, sono in crisi e robe del genere. E quindi è un anno in cui lavoro parecchio sulla qualità dei miei disegni, su quello che riesco a fare, sul migliorarmi giorno per giorno. Sabrina stessa mi ha detto che ogni disegno che faccio praticamente è meglio di quello precedente. Questo è fondamentale. La parola chiave, signori, è progresso. Quella è la mia parola chiave. Se non sento progresso, soprattutto nei miei lavori, se non sento evoluzione, se non sento di migliorare, vado in crisi. Cosa che mi è successa appunto recentemente. Perché proprio recentemente, per esempio, la crisi maggiore ce l'ho avuto per i colori. Non mi piaceva più per niente come coloravo. E da lì lo studio di tanti altri autori. Mi sono iscritto al Patreon di altri artisti, oltre che per supportarli, per ottenere del loro materiale esclusivo e vedere loro come facevano certe cose, e vedere se riuscivo ad assorbire queste tecniche.
tecniche. Quindi, tanto per fare un po' di telecronaca di come è stato fatto questo diario, ho preso una tavola A3, questo formato grande così è un A3. Un A3 sarebbero due fogli da stampanti affiancati, cioè l'A4x2 diventa un A3. L'A3x2, se lo facessi ancora più grande, diventerebbe un A2. E così via. Piccole chicche. Intorno al quale però vi ho fatto un riquadro, un margine, diciamo così, di sicurezza, perché non è detto che se tu disegni su tutta la tavola dopo riesci a scannerizzare bene il tutto, quindi è meglio sempre lasciare un po' di margine di sicurezza, no? Una volta finito il disegno su carta, che ovviamente, come saprete, qui non esiste CTRL-Z, non puoi fare il passino indietro, qui se fai un macello cancelli tutto. E il mio obiettivo per questa copertina, affinché fosse migliore di quella precedente, era dare ambientazione, era dare composizione al tutto. Non che quella scorsa non avesse composizione, perché quella scorsa, quando l'ho fatta, mi sono basato su uno schema che ho creato sotto, sopra il quale sono andato a disegnare. Su questa qua invece volevo proprio ambientazione, volevo un luogo, tanti luoghi, tanti elementi che creassero questo luogo, abitato dagli elementi mates, da loro inclusi, più tutte le loro mascotte, più tutti i loro elementi classici, più tutti i loro meme e tutto, ok? Tutto che però vivesse in un luogo. In questa ambientazione dovevano risaltare i quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria, penso, sì, dove l'acqua appunto è quella zona in basso. Io non so come far vedere bene le cose da qui, ma forse sto facendo vedere anche i video, però l'acqua corrisponde a Giuseppe alias Vegas, sopra la terra che c'è questa casa legnosa bella. Quel periodo lì stavo giocando a Xenoblade Chronicles e avevo questo bellissimo artbook, lo ho qui, dal quale ho preso un sacco di ispirazione. Questo è l'artbook. Se andiamo ad aprire l'artbook ci sono un sacco di ambientazioni ed è da qui che ho preso spunto. È sempre buono prendere spunto da artbook, non a caso cerco sempre di averne tantini. Se vado a girare il diario, beh, dietro sopra abbiamo l'aria dove c'è Suri e sotto il fuoco dove c'è Stepney, e questo più o meno è il succo. Ma adesso lo andremo a vedere un po' meglio, per quanto riesco proprio dal computer, perché penso che voi avrete già visto abbastanza parti registrate, se ce le ho, se le ho messe, questo non lo so. Andiamo a vedere la parte che ci interessa. Quindi, qui ho le mie due tavole affiancate, questa è dell'anno scorso, uno schema sotto c'è, perché qui vedete l'albero che si intreccia, la texture di mattoni, era uno schema che mi ero già fatto, era pronto, e sopra il quale sono andato a disegnare. Gli elementi sono piuttosto grandi, spiccano e si vedono in modo molto chiaro, e alcuni si ripetono tra fronte e retro. Come vedete, la papera c'è anche qui, il pirupiru c'è anche qui, la volpe c'è anche qui, cosa che non volevo avvenisse questa volta nella successiva copertina, perché doveva essere molto ben suddivisa, in modo migliore, diciamo, o non lo so se migliore, poi mi direte voi. Ma questo succede se l'affianco, vedete qui c'è anche una sovrabbondanza di nero, ho lavorato un sacco con il nero, guardate che bella l'acqua, mi ero scordato di averla fatta così bella. Andiamo a zoomare sull'acqua, carino. Ma se andiamo qui invece il nero è un po' più assente e mi va soltanto a far capire le profondità delle cose. Quindi, come potete vedere qui, le casette, bellissime secondo me, hanno quest'ombra nera che fanno capire che qui c'è una rientranza, come la parte qui sotto del terrazzo, e qui ancora tutte rientranze, tutta una sovrapposizione di... qui c'è stratificazione, questa è una cosa che mi hanno insegnato architettura, pensate. Con l'università di architettura penso che i miei disegni abbiano fatto un gran passo avanti, perché ho applicato metodo che mi hanno insegnato l'università di architettura ai disegni stessi, tra cui principalmente quello che si tratta di composizione e stratificazione, presentazione di una tavola e tutto quanto. Comunque sia, zona dell'acqua, come dicevo, qui c'è Giuseppe Pirupiru, che ormai lo facciamo grande così e strafico perché richiama un po' il Chocobo, no? Dà un po' questa idea di maestosità, l'abbiamo fatto anche per il disegno del milione di Giuseppe. Abbiamo scritte un po' ovunque che richiamano Mates, la live di 36 ore, di 48 ore, gli hashtag classici. Andiamo su questo drago, signori, guardate che drago, quanta potenza questo drago, con un samurai sopra che va a richiamare il Giappone, grande passione dei mates, ma soprattutto il drago, signori, guardate che bello questo drago, questo drago è una ficata proprio di quelle brutali, no? Il bello di questo disegno è che più ce l'avrai, più avrai in mano questo diario e pian piano più noterai piccolezze. Quello è l'obiettivo, non farti accorgere di tutto subito, man mano che userai questo diario ogni tanto dirai: oh, attenzione, ma qui c'è
un ciccione ninja con del villaggio del cuore che non si sa, che sta lì, che dorme e non si sa. Comunque sia, qui abbiamo Sasha nella parte superiore, cioè qui dietro si vede proprio una sorta di montagna, cioè questa è una figata sempre presa un po' da Xenoblade Chronicles. Andiamo a sinistra e vediamo la zona dell'aria, dove ci sono addirittura treni che sbucano dalle nuvole, bandiere classiche dei viaggi Maze, Surry con un piccone, con ovviamente seminudo, perché ormai è un classico fare Surry nudo, non so se lo sapete, c'era anche nel disegno di 500.000 di Sabrina Surry nudo, un classico ormai. E se andiamo a scendere, qui abbiamo Stepney che sta mangiando, facendo uno step versus food con la classica cola e tanto cibo vario, tantissimo cibo sparso ovunque, un Wilson che sta sul lago di magma perché appunto richiamiamo il fuoco, una scimmia che gioca con un Nintendo Switch con il simbolo di un quadrifoglio, cioè attenzione, queste sono tutte chicche micidiali, guardate che roba questa scimmia, cioè in poche parole non so se potrei essere più soddisfatto di così per questo lavoro, non so cosa ne farò della tavola originale, su questo potete consigliarmi anche voi penso, ma se mai acquisterete questo diario ricordatevi che questa copertina è di Electric. Cercherò per quanto mi è possibile di partecipare sempre più eventi con Sabrina, infatti questo sabato stiamo a Mondovi, son cavolo dove sta, provincia di Cuneo mi sembra, ok, stiamo lì, e se qualcuno di voi ha questo e se lo vuole portare, io una firmetta e un disegnino carino glielo faccio ben volentieri su qualche pagina. Questo, bambini, è quanto per questo videolo magico, pensate, vi piace questa copertina, questo disegno magico, vi piace quando zoom così tanto sui miei occhi? Penso proprio di sì, ma chiudiamo qui questo video, ricordatevi di mostrare tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, se in qualche forma o modo sono stato di intrattenimento, anche se un video piuttosto tecnico, chiedo schiuma, se non sei iscritto, beh, rimedia subito, perché sei una puzzola, cioè io dico, no? Cioè se non sei iscritto, io dico, ma perché non ti iscrivi? E non ti costa niente, tu vai lì sotto, schiacci, iscriviti, e poi accendi pure la campanellina, cioè, quando accendi la campanellina e ti arrivano le notifiche che te ho fatto un nuovo video, cioè è magia, è di nuovo Natale. Basta con le cagate, chiudiamo questo video. Questo era Electric. Boom, 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 boom.